andata a suonare la sirena della ex Bastanzetti, la storica fonderia aretina, in occasione dell'inaugurazione della Casa dell'Energia. Una nuova vita dunque per la struttura aretina, che si è trasformata in un luogo polivalente di aggregazione sociale, dove arte, cultura e grandi eventi troveranno la location ideale. Perché Casa Energia non è solamente un posto fisico, ma è anche un programma. Sensibilizzazione dal punto di vista energetico del cittadino, creazione quindi di un polo dove il cittadino può apprendere sull'energia. A noi ci piacciono le energie rinnovabili, anche l'impianto qui sopra ne dà dimostrazione. Diamo consulenza al cittadino tramite uno sportello energia per aiutarlo a rendere la propria azienda, la propria abitazione autosufficiente, a risparmiare sull'impatto energetico e quindi a rispettare l'ambiente. Vogliamo creare un centro didattico nel quale portare anche una scelta formativa ad Arezzo, master di primo e secondo livello, perché secondo me Arezzo è una piazza che merita di avere anche una scelta didattica importante. Questo luogo, che è già aperto da un po' di tempo, oggi ha una resa funzionale che potrebbe dare un bel risultato alla città, perché qui si svolgeranno incontri, si svolgeranno conferenze, forse si svolgeranno anche dei seminari di studio, tutto legato all'energia e quindi alla trasformazione della materia, così come era la sua origine, la materia veniva trasformata per realizzare degli oggetti. Questo nella tradizione più antica aretina, che parte dalla chimera, dalla fusione etrusca, per poi approdare alle bellissime fusioni orafe dei nostri giorni. Quindi siamo nella continuità.